Carissimi amici, il Signore vi dia pace. Siamo nella seconda domenica di Avvento e continua il cammino della speranza, della gioia, nella certezza che il Signore ci attende alla fine della storia, è con noi in tutti i giorni della nostra esistenza e anche noi andiamo verso di Lui con la trepidazione, con la gioia di chi riceve sempre qualcosa di nuovo, perché la vita del Signore ci consegna sempre qualcosa di nuovo. In questo luogo, casa comune nel creato, questo luogo dove il Signore ci permette di vivere la nostra esistenza. E allora con gioia ci prepariamo ad accogliere e ad ascoltare ancora una volta il Vangelo che accompagna le nostre settimane. Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi. Perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Bene, carissimi, il Vangelo di questa seconda domenica di Avvento ci consegna una figura austera, ma molto importante per la nostra vita di fede, la figura di Giovanni il Battista. Egli ci viene presentato come un uomo che ci raddrizza, vive nel deserto, è vestito con peli di cammello, si ciba di locuste e miele selvatico. Una figura dunque che ci richiama all'essenzialità e che ci invita alla conversione. Di cosa si tratta in fondo? Che cos'è la conversione? La conversione è la nostra capacità di essere nudi di fronte a Dio. Convertirci significa permettere a Dio di guardarci nella nostra nudità. È questo che richiama l'immagine del deserto ed è questo anche che richiama l'essenzialità di Giovanni. Ed è infatti lo stesso Giovanni che poco dopo rimprovera in modo aspro i farisei, quegli stessi farisei che in altre parti del Vangelo vengono descritti da Gesù come sepolcri imbiancati, cioè come coloro che hanno rivestito se stessi e hanno costruito un'immagine più grande di ciò che veramente era. Di fronte al fuoco della parola di Dio,
che consuma tutto ciò che nella nostra vita non è importante, non è essenziale, ecco che siamo invitati appunto a spogliarci delle sovrastrutture che appesantiscono inutilmente la nostra vita. Andare incontro al Signore che viene significa farci trovare così come siamo. E questo è il nostro impegno per la conversione. Ed è questo il modo in cui il Signore desidera che noi ci troviamo davanti a Lui. Accogliamo dunque l'invito di Giovanni Battista, addentriamoci nella parte più intima di noi stessi e facciamolo in modo da allontanarci da tutto ciò che ci distrae, questo è il senso del deserto, e così potremo adeguatamente accogliere il Signore che ci viene incontro. E in questo tempo di avvento vi auguriamo appunto che il Signore vi possa accompagnare e che possa riempire della sua presenza le vostre giornate. Vi benedica e vi custodisca Lui, vi mostri la sua misericordia e vi doni sempre la sua pace. Buona domenica.